Comporre l'ebook di Microbo è portare in uno spazio delineato, dato, confinato, una propria opera, che in se stessa è deteriorabile, temporanea ed effimera nella sua mera qualità reale, ma che diviene propensione ambiziosa di eternità nella sua qualità irreale e virtuale. Imbastirne le pagine significa attuare un continuo rimando tra ciò che è il fare, limitato in un contesto predefinito, seppur inusuale, e l'ottenere, ovvero navigare in un ciberspazio infinito. Tutto ciò è l'evolvere di un'operazione cinetica ottenuta attraverso le piegature, i pieni ed i vuoti, i negativi ed i positivi, e fissare l'umorale anima di un momento in un discorso ampio e flessibile, visitabile da vari punti di vista. In definitiva, si compie attraverso atti di pura levità umoristica, che spaziano dall'arte alla tecnica, un percorso di continua creatività continua, in un unico fluire di coerenza tematica, ma generatrice di microopere che scorrono o fluiscono temporalmente come continui flash creativi di un prezioso cortometraggio. Punto. Micro MBOK. Qual è il legame? Origine e arrivo, perfetto nulla, magico punto di partenza, strabiliante punto di arrivo, regola e universo, così in alto, così in basso. Punto. In geometria il punto è adimensionale, non ha dimensione, eppure ogni elemento caratterizzante, ogni evidente segno di esistenza è formato da punti. Fredda ragione, gelido ragionamento, rigida regola. Micro MBOK, un foglio A4 piegato come solo antichi tipografi potrebbero riconoscere. Esso è riempito di immagini, segni, parole, colori che a loro volta possono evocare suoni, sapori, profumi, ricordi, sentimenti. Il legame è evidente, è lì, davanti agli occhi, a portata di intuizione. Micro MBOK è un elemento di comunicazione essenziale, primordiale, originale. Come la retta è composta di punti, Micro MBOK compone la comunicazione contemporanea. Se il punto geometrico è sostanza della geometria piana, Micro MBOK è in grunde, in sostanza, parte reale della rappresentazione artistica coniugata al tempo, sia passato, sia presente e certamente futuro. Ogni opera stimola la percezione dell'osservatore secondo le diverse sensibilità, trascendendo le dimensioni e sfondando gli stessi confini geometrici, conquistando anche la quarta dimensione, intesa con ricordo, e prendendo in prestito il pensiero di Pietro Demjanovic Ospensky, colmando la quinta dimensione attraverso la percezione dell'intero insieme nel singolo istante. Qui, ora, guardo, ricordo, immagino, progetto, sogno, sogno, sogno.